6 e qualcosa, è l'alba a Providenza e ci stiamo preparando per partire, per fare queste 450 miglia sino a Roatano. Abbiamo avuto un sacco di dubbi e oramai il momento è arrivato, il tempo è buono, sarà un bolinone per il primo giorno e poi piano piano accostiamo. La cosa buffa è che io quest'isola l'ho pensata per tanto tempo, perché veramente è un'isola del cuore, c'ha un'energia bellissima e abbiamo scoperto ieri che dopo l'uragano che 2 anni fa l'ha devastata e che era stata inaccessibile, non si poteva venire, tra Covid e uragano, siamo la prima barca dopo 2 anni che ha avuto accesso all'isola, che è stata registrata, e oggi è l'anniversario dell'uragano. Da Providenza a Roatano è pieno di trabocchetti. C'è una corrente di 1,5 nodi da est che spinge verso la costa. Il vento dominante è nord-est. A terra ci sono dei bassifondi estesi per decine di miglia che sono sfruttati dai pescatori del Nicaragua, i quali ogni tanto compiono atti di pirateria, assaltando e svuotando come un osso di seppia le barche a vela che transitano. Per evitare guai di questo genere, Mr. Bush, l'agente colombiano, grande saggio e navigatore che sta a Providenza, suggerisce di girare al largo dalla costa almeno di 60 miglia, rimanendo il più possibile in territorio colombiano. L'alternativa è passare intorno a basso fondo senza attraversarlo. Il meteo alla fine ci impedisce di andare dritti per nord e quindi di rimanere in territorio colombiano. Optiamo quindi per la circumnavigazione del basso fondo. Partiamo di Bolina Larga e facciamo in 10 ore 80 miglia. Andiamo come spade. Poi, al tramonto, arriviamo sul limitare del basso fondo, di fronte al Nicaragua. Qui una fila di pescherecci ci dissuade dal tirare dritto, oltre al fatto che non è il nostro programma. Per cui ci mettiamo a motore, siamo ovviamente piuttosto sotto vento rispetto alla rotta che speravamo di tenere, e quindi ci mettiamo a rimontare o quantomeno a non scadere, e quindi vela e motore a 1,5 nodi, e durante la notte siamo praticamente fermi. Però guadagniamo quel sopravvento che ci consente all'alba di rimetterci a vela facendo il giro del basso fondo senza attraversarlo. Bene, secondo giorno di navigazione, 9 di mattina, siamo tagliando intorno al Gorda Bank per evitare di passare troppo vicini alla costa del Nicaragua. Abbiamo visto un po' di pescherecci durante la notte e qui cambia il colore dell'acqua, vado un po'.
giornata va alla grande. Siamo di nuovo con il vento di bolina larga, non incrociamo nessuno durante la giornata e iniziamo a pensare che gli assalti dei pescatori ai velisti siano un po' una leggenda metropolitana, cose che non ci siano più da diversi anni. Decidiamo quindi, per la notte, di poggiare qualche grado per poter navigare più confortevolmente e più velocemente. Giorno di navigazione, il tramonto, e quindi è giovedì sera. È andata meglio oggi, ieri veramente la notte è stata un inferno, sole, onde in faccia, pescherecci che incrociavamo. Oggi adesso il vento è calato qualcuno fa e stiamo filando a 6-7 nodi. Bene, alba del terzo 17. Seconda alba. Seconda alba, siamo passati in mezzo alle secche dei pescatori e dei pirati, abbiamo avuto incontri ravvicinati che sono finiti augurandoci buone cose e regalando un paio di bottiglie di vino. E tutto procede. Tutto procede. Quasi 100 miglia a Roatán.
Quindi, riassumendo, la prima notte da Providencia al banco di Gorda Bank, le ultime, abbiamo fatto tipo 8 ore di motore a un nodo e 7, due nodi, perché niente, perché sennò la rotta, la bollina ci avrebbe obbligato a passare sul banco e c'era una coda dei pescherecci, di reti, di un inferno. Quindi 8 ore così, papapum, papapum, 20 nodi in faccia, papapum. Poi come è venuto il giorno, abbiamo traversato bollina larga come spade, quindi primo giorno abbiamo fatto meno di 100 miglia, 80 miglia in 12 ore e 20 nelle altre 12. Poi entriamo a Scheggia, la notte dopo, Gorda Bank, zona dei pirati, che sono appunto gli uomini granchio, poverini, questi ragazzi su ste lance che ci hanno chiesto di offrirsi qualcosa a bere, abbiamo dato una bottiglia di vino, erano super felici, e poi siamo stati 4 ore a cercare di evitare i barchini al buio che pescavano, perché loro non vedevano noi non vedevamo loro. Alla fine abbiamo acceso le luci di via e abbiamo fatto il slalom, ma ogni tanto ci tiravano qualche parolaccia. Però è passato. Stanotte un temporale dietro l'altro, botte di vento, prima era attraverso 15 nodi, poi via il vento, poi 30 nodi di poppa tutti insieme, boom, a rischio di stramba. Quindi i miei turnini da microsonno eccetera sono andati a farsi benedire, stavo con gli occhi così sul segnavento, però ci siamo, Cristoforo Colombo, ci siamo, manca poco.